questo terreno, sì, praticamente non vede l'acqua da febbraio 2022. A pochi chilometri dal G7 Agricoltura, i terreni agricoli si presentano così. Qui siamo in un'azienda agricola del Siracusano, nell'antico feudo Targia, dove da più di 100 anni si coltivano vigneti e agrumeti. Questa siccità che cosa ha comportato nella vostra produzione? Ma negli anni ci siamo ritrovati a dover modificare le nostre tecniche. Oggi le uve vengono tenute rigorosamente coperte perché altrimenti si ustionerebbero. Naturalmente gli agricoltori e le agricoltrici si trovano ogni anno a combattere questa emergenza. Quanto avete perso? Quest'anno fra il 40 e il 50% a causa della siccità. Come si fa a recuperare questo 40-50% che viene perso? È impossibile. Intanto ad Ortigia i trattori sono esposti e non più in movimento. Molti agricoltori hanno deciso di protestare astenendosi dal G7. Questo è il mio pomodoro, prodotto da me e raccolto da me oggi. Ha fatto mercato stamattina, ha quotato 43 centesimi. 43 centesimi di fronte a un costo di circa 80 centesimi di produzione per questo pomodoro, che è una eccellenza alla quale nessuno si sta interessando. Questo G7 in effetti non parla del mio pomodoro, non lo prende in esame, non prende in esame il fatto che il mio pomodoro si scontra in dei mercati in cui la vera qualità non viene apprezzata e viene sottopagata, e il mio lavoro non viene pagato. Noi qui ci troviamo su un territorio, quello siciliano, che da un punto di vista dell'agricoltura sta soffrendo diverse problematiche. Quali sono? Ma sicuramente la problematica maggiore è quella legata alla siccità. Noi abbiamo comuni della Sicilia che hanno avuto poco più di 100 mm di acqua in un anno e non abbiamo in nessun caso superato i 500 mm, che è l'acqua che tendenzialmente cade in un mese in qualsiasi altra regione d'Italia. Che cosa chiedono gli agricoltori oggi? Ma sicuramente che ci sia un cambio di passo da parte della politica, regole più snelle, una sburocratizzazione, e sicuramente comunque chiediamo anche dei sussidi per poter affrontare la prossima annata agraria. Ad aggravare la situazione, desertificazioni e incendi che nel 2023 hanno devastato una parte di questo territorio. Venivamo già da un'annata disastrosa, con la stessa perdita, il 50% di produzione, per l'incendio che ha investito la città di Siracusa, il bosco delle mura di Onigiane, che ha bruciato parte della nostra produzione, e quindi per noi è il secondo anno davvero difficile andare avanti. Avete chiesto dei fondi? Ci sono dei fondi che vengono attivati per la siccità? È un problema che sta investendo tutto la Sicilia, quindi è possibile che qualcosa si attivi, ma attualmente non ne abbiamo notizia. Di qualcosa di concreto non abbiamo notizia.